come mai oggi il mondo dell'arte è dominato integralmente da un sistema inglese e americano? Economia. No, la ragione è più semplice di questo e sta quello che in Italia si esprime con una sola parola: la mafia. Ora, è economia anche quella, eh? Assolutamente. Allora, lì la mafia è costituita da tre elementi: il critico d'arte, che per antonomasia è comprabile, il collezionista, che per antonomasia è vorace e vuole acquistare tutto quello che vede, avido. E il museo, che vuole essere all'avanguardia. Ma l'artista, poverino, in questo sistema qui non esiste. E ti spiego, lui. E ti spiego cosa succede. Quello che vi sto dicendo adesso è un'esperienza che mi è stata narrata da Leo Castelli nei primi anni 60. Mi ha spiegato come è riuscito a imporre la pop art. Allora, c'era il proprietario della flotta dei tassisti gialli, di cui Yellow Cabs, che era una potenza da tutti i punti di vista, ed era un collezionista vorace, o come hai detto tu la parola? Avido. Ecco. Poi c'era un giovane che arrivava da Londra, preso da impiegatuccio, che era diventato direttore del Guggenheim, che si chiamava Lawrence Holloway. E c'era Leo Castelli. Mi ha detto: noi avevamo deciso di lanciare la pop art, che allora non si chiamava neanche pop art, perché pop art è un nome che gli ha dato Lawrence Holloway. Abbiamo organizzato una grande mostra al museo di Guggenheim, abbiamo pagato una bella somma a Lawrence Holloway, che ha fatto un catalogo molto bello. Hanno organizzato questa mostra, ha avuto un successo enorme. Allora, ogni museo di provincia ha voluto un quadro della pop art. E allora, da un giorno all'altro, la legge capitalista, l'offerta e la domanda, determina i prezzi anche dell'opera d'arte. Ecco, ma io però volevo fare una domanda a un gallerista come Schwarz. No? Sì. Come si fa a commerciare arte? Mi sono sempre chiesto, perché io non mi intendo d'arte. E le banche come fanno a commerciare l'arte? Sono banchieri. Allora ti dico una cosa. No, ma io capisco i soldi, sono uguali per tutti. Io credo che sono necessario un pezzo d'arte. Se sono necessario due cose. La prima è l'occhio. L'occhio allo stato selvaggio. Come per esempio un occhio straordinario l'ha avuto André Breton, che tutti i più grandi pittori e scultori oggi riconosciuti come tali sono tutti quanti, dal primo all'ultimo, sono stati scoperti da André Breton. L'occhio selvaggio è un diapason che sa vibrare in concomitanza con le onde dell'artista, le riconosce e vibra. Questo è l'occhio selvaggio. Scusa, parlare di occhio selvaggio davanti all'occhio selvaggio suo dentro la macchina fotografica. Lui è selvaggio con occhio. Assolutamente. Io trovo che... Assolutamente. Questo è l'occhio. Ma per me la seconda cosa, che scusate ti interrompo, la seconda qualità è ugualmente importante, ed è la cultura. Uno non può apprezzare una grande tragedia di Shakespeare, Hamlet per esempio, se non conosce almeno Ma quindi sono fragili le basi di quella operazione americana di cui parlavi prima? Ma non esiste. Perché non c'è cultura lì, non c'è tutto. No, c'è la cultura. No, c'è la nostra cultura, in più hanno fatto un viaggio di andare in America. Dico quei musei lì, di cui parlavamo prima. Ma questi musei, grande cultura. Questi musei lavorano per imitazione. Se una cosa non è approvata e lanciata a New York, non ha nessuna... Guarda, come nel mondo della moda, gli stilisti copiano quello che succede per strada, poi la povera gente di strada va a comprare roba degli stilisti. È la stessa roba, precisa l'arte, continua questa menata qui. Esatto. E continua questa menata qui, e continua così. Ma senti, adesso per esempio, io stavo guardando una cosa, un dato che mi avevano dato. Nel sistema dei musei, ormai il contenuto è quasi scomparso, quanti titoli sono di questo genere? Da Boccioni a Vespignani.
per esempio. Ne ho trovato un'altra da Hackert, pittore del Settecento, a Balla. Un'altra si chiama Thomas John Akoro, da Van Dyck a De Chiri. Ma cosa vuol dire? Niente. Ne ho trovata la più curiosa di tutte, si chiama, questa qua, l'ho presa qua, è da Margherita Catalan. Con un titolo fatto in un posto molto carino, della gente che ha veramente passione al proprio lavoro, nel posto del Veneto, a Villa Manin, a Codroipo, con anche un titolo che uno dei Codroipo, tu hai vissuto il Veneto, e ti metti un titolo come Love Hate, io pronuncio Love Ate, Love Ate. Allora Love Ate da Margherita Catalan, che cosa vuol dire? Nulla. È un itinerario. Non c'è un itinerario. Ma Catalan non esiste, cioè come punto di riferimento, né punto d'arrivo, né punto di partenza, né punto intermedio, di niente. Catalan è un bravissimo vetrinista, punto e basta, che anche è doppiato dal genio di un PR che non ha uguali. Ma tra lui... Anche Padre Eterno aveva quattro evangelisti, che era un ufficio stampa fantastico. Senza loro quattro non ci sarebbe, forse dopo 2000 anni, quello che è successo. Vi posso far vedere, abbiamo fatto un piccolo pezzettino, scusate la torta in bocca. Renee and Georgette McGreed with their dog after the war returned to their hotel suite and they unlocked the door. Easily losing their evening clothes, they danced by the light of the moon to the penguins. Moon blows, the Oreos, the five sevens, the deep forbidden music they've been longing for. Renee and Georgette McGreed with their dog after the war. Renee and Georgette McGreed with their dog after the war. Were strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store with all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. For now and ever after, as it was before, Renee and Georgette McGreed with their dog after the war. Maurizio Catalan, pur di stupire, se la prende con l'unico potente della terra non vendicativo, il Papa. Per quanto riguarda questi tre bambini impiccati, io credo che non si può aggredire la gente in questo modo. Tra l'altro non c'è nulla di artistico in questo. C'è una querela semantica che è ora una volta per sempre di chiarire. E cioè che oggi si fa passare per arte plastica tutta una serie di manifestazioni di un certo genio, non lo nego, ma che non ha nulla a che vedere con le arti plastiche. Per esempio, gli happenings. Performance. Le performance, gli happenings, sono teatro. Il video
E cinematografia, mettiamolo con la cinematografia. 90% video. Allora, cioè, ragazzi usano video. Ma l'arte dove sta? Ma l'arte, se noi ritorniamo alle... Cioè la cinematografia non è arte. Ma certo, è l'ottava arte. Ma no, certamente che è un'arte. Arte. Come la fotografia è un'arte. No, non so se ma non è l'arte plastica, non ha niente a che vedere con la pittura e con la scultura. Quello che a me non va è la confusione. Cioè invece... mettiamo le cose al loro posto. No, quando si dà l'arte il gran... non mette mai le cose al suo posto. No, no. Quando l'arte... si... Quando è si... proprio fatta per non mettere le cose sopra, no, allora, per dislocare le cose. Allora, io trovo che l'arte sì. è dove non c'è il consenso. Allora, nel Rinascimento e dopo, artisti come Botticelli, Piero della Francesca, Cara, erano stralodati e straamati, quindi non erano affatto fuori, del, non erano quello che si no, chiama... No, però io mi domando... Allora, quando gli si dice a Michelangelo mi fai una scultura, lui sta lì e pensa cos'è la condizione umana più tragica? E pensa una madre col figlio morto in braccio. Non esiste una condizione umana più drammatica di questa. Altro che tre bambini impiccati lì al parco. Allora, io trovo che il principio di andare a toccare queste condizioni umane così scomode sia compito dell'arte. Allora, io in questo momento devo contraddirti. Io no, credo. No, ma siamo qui per questo. Sì. Allora, io credo invece. Non dobbiamo assolutamente andare allora, d'accordo, perché sennò cosa facciamo? Allora, qui? Io credo che la funzione dell'arte sia abbia un carattere iniziatico che ci deve allargare. L'arte deve allargare il nostro orizzonte visivo e mentale. Questa mi sembra una bella definizione, Guido, sei d'accordo? Questo è quello che... È una grande ginnastica del pathos psichico. Ecco, sì, no, soprattutto esatto. ci deve portare, ma deve quindi, riempire quel vuoto che ci abbiamo per non essere perfetti. Ecco, no, ma Eluard ha detto una frase molto bella. Il grande poeta, più che ispirato, deve ispirare. Questo è arte. Ma allora questo che tu dici si applica molto al lavoro che ha fatto lui. Assolutamente. Cioè perché lui è... Assolutamente. Lui incita le persone a pensare ecco. su delle cose estremamente drammatiche a volte. Come ricordo umana, quella tua... La condizione umana. La condizione umana. Come ricordo quella tua terribile fotografia di quello morente di AIDS che mi è rimasta in mente... per mesi. No, ma dico, la mediocrità è perdere il fine per i mezzi. Allora, devo dire una cosa sull'arte moderna, visto che siamo... Io trovo che da quando l'arte non è più contaminata, abbia perso quell'interesse sociale, non solo, anche personale, da parte mia. Una volta l'arte era al servizio del potere, l'arte è al servizio del potere. Era al servizio della religione per... promuovere la religione, poi al servizio della politica e adesso dovrebbe essere al servizio dell'industria, cioè della produzione. Però stai attento a una cosa, allora. Se ti interessa ancora oggi non è per quel motivo. No, ma esatto, no, quello stavo dicendo, la vera arte ha trasceso la committenza, non l'ho mai fatto finire, ha trasceso la committenza e io vado, entro alla Cappella Sistina, per fare un esempio più banale, e guardo queste immagini che mi ispirano pur non essendo credente, capisci? Ha trasceso la committenza. Al giorno d'oggi cosa trascende l'arte? Allora, io vorrei rispondere a questa cosa qua. Ecco, questo mi perché, domando. Allora, quello che voglio dire è che la grande arte non è mai stata un'arte frutto di una commissione. L'artista... No, è frutto della commissione, però ha imbrogliato il suo committente. Ecco. Ha imbrogliato il suo committente. Allora, io ho imbrogliato il mio committente allora, per 15 questo, anni. Allora, questo sì, sono perfettamente d'accordo. E confermo il mio punto di vista, che l'arte non può essere didattica, non può mettersi al servizio di qualsiasi l'arte ideologia. Non deve cercare consenso. Ma questo non è un punto di vista, non è un punto di vista importante, nonostante sia d'accordo, che non deve cercare il consenso, no. Perché, ma per una ragione molto semplice, perché l'artista, se vogliamo credere a Rimbaud, per esempio, o a André Breton, l'artista deve essere un veggente
E come tutti i profeti, non è capito della sua epoca. Tant'è vero che tutta la storia, dalla fine dell'Ottocento ad oggi, ce lo conferma. Van Gogh è morto in miseria, Cézanne è sopravvissuto. Picasso era ricco. No, ma Picasso è diventato ricco molto dopo, quando c'erano i cubisti. Comunque era divertente. Ma io credo che Picasso abbia contribuito. Man Ray. Sai come ti ho conosciuto? Vi devo raccontare la storia. Casa di Man Ray. Sembrava di essere in casa di uno studente d'arte, un ventenne studente d'arte. E dico, senta, vorrei fotografare le sue opere. Allora metto un fondo di carta bianco, grande così, 70-100, con una lampadina, e lui mi portava la sua baguette, il suo ferro da stiro, i suoi oggetti, me li metteva sul fondo bianco e io facevo la fotografia. E poi a un certo momento arriva con un portacenere, era un fumatore folle, caro Schwartz. Sigaro. No, fumava tutto lui, qualsiasi cosa. E mi arriva e mi mette sul fondo un portacenere, ancora puzzolente, ancora con una sigaretta appena spenta. E dico, senta, ma questa è l'ultima opera che ho appena fatto. E poi mi dice, sa, adesso finalmente comincerò a viaggiare. E dico, bene, ma come mai comincio a viaggiare? Perché Schwartz a Milano mi manderà in giro per il mondo. Mandato in Giappone. Sì, era tutto contento, aveva più di 80 anni, sembrava un bambino. Ecco, Schwartz, io l'ho conosciuto, lo dico, pensa a quest'uomo fantastico che manda in giro Mandrei per il mondo a 80 passanni. Io volevo far vedere una cosa. L'anno scorso è morto Matta. Pochi mesi prima di morire mi aveva lasciato una sorta di testamento sull'arte contemporanea, quella di cui stiamo parlando. E qui dice, prima di tutto l'arte contemporanea non è arte, perché l'arte è una cosa più grave. Condizione umana. Sono d'accordo con questa definizione qua, che conferma bello, quello che dicevo bello. Prima. Allora, questo mette una grossissima coltellata a gran parte di quello che noi vediamo nell'arte. Vi do un esempio, un artista sul quale non possiamo essere tutti d'accordo, che onestamente nelle case dei ricchissimi, ma che è una testimonianza. Andiamo. Francis Bacon è l'esaltazione totale della patologia del XX secolo. Ed è al contempo l'esaltazione della pittura, intesa come paradigma della cultura visiva occidentale, dove tutto si risolve con dei gesti sicuri, in alcuni casi anche minimi. 4 colpi di pennello per fare la veste del Papa, un unico segno per fare questo curioso spazio a ringhiera che è poltrona e letto di contenzione, una materia più spessa ma per niente esitata per delineare i denti. Pitture, tra l'altro, che lui vuole rigorosamente presentate dietro il vetro per renderle ancora più lontane e da indovinare come ectoplasmi. Ma pitture che vivono solo perché sono legate ad altre citazioni molto più antiche. La mostra presenta una serie curiosa di fotografie dello studio di Bacon, e da queste fotografie si capisce già molto perché il disordine apocalittico è carico di sedimenti e di citazioni. Artista influenzato da ogni tipo di citazione. Cinema, per lui la corazzata Potemkin fu come per la nostra generazione fondamentale. Alcune volte un cubismo ridigerito, dove la scomposizione della figura nasce direttamente da Picasso, che lui vede come prima mostra nel 1925 a Parigi. Sì.
sicuramente influenzato da Alberto Giacometti, perché le strutture di Giacometti che delimitano lo spazio e lo determinano sono le stesse che ritroviamo nei suoi quadri. Dove esplode con pochissimi segni di pittura tirata il grido. E dove la pittura assume ogni genere di declinazione possibile, dal frottage alle collature, al segno. Anche Van Gogh diventa materiale da consumare e da digerire, da restituire prima quasi come l'originale e infine totalmente trasformato. A riprova del fatto che la vera innovazione ha assolutamente bisogno di una serie di materiali già sedimentati. In lui tutto è movimento, circolare, perfino la macchia generata dalla materia pittorica. Materie organiche, facce disfatte, mostri costretti al movimento rotatorio, di chi vive la stanza dove tutto gira in un etilismo perenne o ai limiti della droga, e sempre nel tondo corpi avvinghiati in un amplesso mortale. Oppure corpi morti, diamanti che si suicidano nella stanza d'albergo parigina la sera dell'inaugurazione della mostra. Lo squartamento di Chaim Soutine, diventa il fondale della stanza del cardinale. Infine i corpi si liquefano, come la materia che li raffigura. Perfezioni linguistiche dedicate alla più intima ricerca dello squallore. Per concludersi in un surrealismo che forse con Picasso ha qualcosa a vedere, ma molto di più con The Elephant Man. È incredibile, ma hai dato la prova di quello che dico, è la condizione umana nel modo più tragico. Non aveva altri interessi. Non aveva in quel altri momento, interessi. Era concentrato su basta, quello. Basta. Basta. Ma io quello che vorrei dire. Soffriva. La liquefazione. E capiva. Umana. Allora, questo qui, io devo dirlo assolutamente, è una concezione della vita di carattere masochistico. Perché la vita, assolutamente, la vita non è soltanto questo. La vita no, può in essere... in quel momento allora, storico. Lasciami finire. La vita è una cosa meravigliosa, perché quella che permette di raggiungere nel campo dell'arte, della poesia, della musica, delle vette veramente che sono... Inimmaginabili, insospettabili. Quindi soltanto per questo la vita è una cosa meravigliosa. Quella che riflette Bacon è un aspetto di questa vita, il più deleterio, il più decadente. No. Per questo che io non amo Bacon, perché lui esalta la morte mentre io voglio esaltare la vita e l'amore. L'esperienza di Bacon è un'esperienza... Parole, alla fine guarda. Io personalmente sono particolarmente fortunato e privilegiato. Sono stato fortunatissimo
Mi ha dato tutto bene. Mi ha tutto bene, sono sano, ho 62 anni e non sono mai stato male. Tocchiamo, cosa tocchiamo? Tu c'è da toccare. Cioè, vabbè, è proprio per questa ragione mi domando, ho persino paura di essere felice, insomma. Quello Schwarz, sì. Quello puoi sì. Dire la vita è, sì, la vita sì. È una paura costante. Assolutamente. Mi ma posso non, far vedere? Ma allora, non nego. Facci vedere. Bisogna facci vedere, così ci passa la paura. No, guarda, allora posso darvi un contributo per far passare la paura a lui? Guarda, la cosa minima, è un gesto minimo. Sì, sì. Siamo lontanissimi dai rumori del successo. Piccolo paradiso a Fiesole, stanza monacale, 25 metri quadri. Manolito Bueno, figlio e nipote di artisti pittori. Fratello anche, eh? Anche fratello. Cioè anche sorelle. Anche, sì, d'accordo, si includono. Sì. In questa casa ci sono 5 studi? Sì, sì, alla fine sì. E questo è il tuo? Questo è il mio da diversi anni, sì. Tu qua hai passato dai 15 ai 31 anni adesso. È triste a dirsi, ma... cioè dall'adolescenza alla maturità. Non so se ci sono arrivato alla maturità, comunque sì. Il letto, il tavolo da lavoro e il piccolo museo sulla parete. C'è un quadrettino che riprende la finestra dalla quale si vede fuori dalla camera, ripreso esattamente come la finestra che vediamo, solo che ha 4 gocce di pioggia. Sì, 4-5. Ma questo è il viaggio in una stanza? Sì, più che intorno, dentro, effettivamente. Sì. Il viaggio nella stanza? Nella stanza, sì. E anche all'interno di se stesse? Beh, può essere, sì. Ora non... E queste robe poi stanno qua? Sì. Praticamente sì, non ho quasi mai venduto nulla, effettivamente, sì. Tranne amici, parenti. Il confronto con il vasto mondo rumoroso esterno? Non c'è, praticamente non c'è. Non c'è? Poco. Però la sensazione che il lavoro che si fa abbia un senso c'è. Cioè, l'idea di poter rappresentare i vari materiali con una sola pasta, in realtà, con delle paste amorfe di colore, secondo me è quasi magico, insomma, l'aspetto magico della pittura, forse, insomma. Alchimistico, insomma, trasformare una materia in forme, in tutte le materie possibili, in realtà, dal ferro al legno, insomma. Anche il geco al muro. Anche il geco al muro, sì. Ma i risultati sono come delle piccole pietre precise. Ma io ci vedo sempre molti difetti, evidentemente, insomma, magari altri meno, insomma. E sono tutti elementi di questa stanza? Più o meno, c'è anche qualche paesaggino, qualche cosa ripresa dalle finestre, qualche rara invenzione che non ha a che vedere direttamente con la stanza, cioè, insomma. Ma però c'è sì. C'è il robottino della tua infanzia? C'è il primo robottino, uno dei primi robottini giapponesi, ancora in metallo, snodabile. Quello è un quadro incredibile. È il dipinto sul cavalletto sul quale è stato dipinto, che rappresenta il cavalletto sul quale è stato dipinto, con la tela bianca prima che venisse dipinta. Sì, in realtà il soggetto principale è evidentemente la tela bianca, insomma, ed era anche questo forse un po' un aspetto del gioco, insomma, di lasciare la parte centrale, il soggetto principale è l'unica parte non dipinta del quadro. Del quadro, è l'unica che cerca un destino. E la matita è la matita che è posata sotto? Ma per esempio la baretta di legno che tiene il dipinto è identica a quella che sta nel dipinto? Sì, praticamente sì. C'è qualche macchia in più. Io voglio aprire l'armadio dei misteri, perché conosco un dipinto che sta qua dentro che mi commuove da anni. Certo, questa è l'opera tua più grande, significativa, incredibile. Che cos'è in realtà?
Beh, doveva essere una sorta di nuova specie di uccello che si mimetizza da fiore per attirare gli insetti. Con l'occhio a Dürer? Sì. O comunque sì, alle miniature o a... ma anche alle stesse rappresentazioni scientifiche, insomma, che non vogliono essere forse artistiche, ma rimangono comunque perfette, minute. Cioè un andare a fondo. In tutti i sensi. Hai dipinto solo in questa stanza? Sì. Io ricordo una battuta no, però... di Duchamp, mi disse una volta: il grande artista del futuro andrà underground, cioè sarà clandestino. Scusa, è comunque la ricerca di un consenso. Ma no, non c'entra niente. Ma mi interessa proprio questo. No, è la ricerca di un consenso elitario. Per se stesso. Esatto, no, sono assolutamente però non vuole d'accordo. Il consenso. Dipingi, se no, per far vedere agli altri ciò che vedi. Non sono assolutamente d'accordo. Un essere crea perché obbedisce a una necessità interiore che è, Arturo, che è inderogabile. No, l'unico consenso che vuole l'artista è l'attenzione. E no, non interrompermi. È il consenso della persona amata, perché lui crea per lei e crea per una necessità interiore. Il successo, i soldi, tutto questo non conta nulla. Non sto parlando dell'attenzione. Cioè, chi parla è perché qualcuno vuole l'attenzione. No, poi che l'attenzione sia di senso è molto più interessante. Non vuole l'attenzione. Io reputo che esista una cosa che si chiama l'urgenza di creare. Sì. Al di là del fatto che uno ti dia retta. Sì. Tu ce l'hai? Sì. Allora perché vivo in una società comunque, per questa ragione. E vuoi essere inteso per ciò che fai. Te. Il dissenso mi eccita di più. Allora, vediamo invece un caso assolutamente anche lì molto lontano. L'artista è uno sciamano? Domanda. Oltre le fabbriche, oltre il traffico, ma non oltre il confronto. Gaetano Raccio è realmente sconosciuto e sembra che non gliene importi nulla. Lavora per una sorta di urgenza creativa, quasi sciamanica. Studia il monte, la natura, il torrente e la sua salamandra. È stato un incontro quasi magico per me, proprio averla incontrata così per caso. Quando sono andato sul torrente, perché volevo dipingere sul torrente, poi questa salamandra è apparsa e da allora quasi come se mi chiamasse. Mi ha colpito molto il doppio respiro della salamandra, come anfibio il doppio respiro. E poi ha questi due colori fondamentali per me, il nero e il giallo, la luce, e per chi vuole intendere buio e nero, ma no, per me il nero non è buio, anzi è sempre l'inizio della luce, dove poter guardare per poi avvicinarsi alla luce. Vado sul torrente perché, come poter dire, è un andarmi a cercare, andare a vedere un paesaggio che ho all'interno, e il torrente e le stagioni di questo microcosmo mi danno la possibilità di andare a vedere quello che mi scorre dentro. Prima quei fiori, ogni anno mi piace pensare che sono gli stessi fiori ma in posizioni diverse, e comunque partecipano a un processo dell'aria, della luce, degli umori del torrente, il processo della durata delle cose. Ho provato a dipingere sotto l'acqua, a dormire d'inverno sulla pietra, quindi è un rapporto proprio fisico, non solo mentale, fisico, bisogno di sentirmi parte del torrente. E difficilmente so in anticipo cosa dipingerò. Questa è una cosa per me molto affascinante. Quello di chiedere anche al luogo di aiutarmi.
Una delle cose che mi interessa molto quando dipingo è quella di saggiare le cose che mi stanno attorno, proprio saggiare l'aria, la luce, i profumi, un po' come un discorso che ho già accennato precedentemente, sentirmi un uomo preistorico, voglio aggiustarmi addosso il mio giorno, voglio aggiustarmi addosso le mie ore, quello che andrò a fare, viverla intensamente. Mi piace attendere che accada quel momento in cui ci sia qualcosa che mi chiama e mi spinga a mettere mano alla pittura. Era da tanto che io pensavo alla betulla, però ci è voluta la carta catramata, questo nero sotto, che mi interessava il nero del bosco, e questo è venuto veramente con poco. Davvero un inciampo, è stato casualissimo. Il mio paese è a ridosso della costiera amalfitana, quindi ho l'eco del mare, del sole. Dall'età di 15 anni sono venuto qui su in Lombardia e penso che non ero assolutamente consapevole allora, ma probabilmente era dovuto, mi dovevo trovare qui. Mi auguro di fare nel percorso pittorico, nella mia pittura, di fare un omaggio alla Lombardia. Veramente è una terra che mi affascina e sento mia. Questo del piombo è da anni che pensavo di fare dei lavori sul piombo. Quando poi mi è capitato, da un inciampo, da qualcosa che accade, come camminare, inciampare in qualcosa e noti che c'è quella cosa, altrimenti sarebbe passata via non vista. Oltretutto la salamandra, in antichità gli alchimisti usavano le ceneri della salamandra per le loro ricerche scientifiche. Con la salamandra, il lavoro sul piombo e catrame della salamandra, l'ho assimilato col discorso della materia ottusa che veniva fuori dagli alchimisti, e quindi mi è stato d'obbligo usare il tema della salamandra anche con il materiale del catrame e piombo. Probabilmente, ecco, mi ci vedo un po' alchimista, probabilmente inconsciamente è stato un esperimento per vedere se davvero la salamandra si potesse, attraverso il catrame e piombo, si potesse riuscire a ottenere una materia interessante e nobile. Siete bravi. Io peccato. Vorrei tornare a... Lui lo mette nella categoria degli artisti underground di cui parlava di ciò. Sì. E come altri ancora, che sono grandissimi, ma non hanno mercato. Allora, questa cosa qui li condiziona ad essere degli artisti di secondo ordine, secondo i criteri di una società consumistica e materialistica come la nostra, dove gli ideali sono scomparsi. Sì, però no. L'arte muscolare non è teoria, l'arte è risultato di anche fatiche fisiche, di andare là a mettere le mani nella natura, sporcarsi. Però qui vengono fuori delle intenzioni autentiche, sì. Non sono influenzate da un contesto di informazioni, di influssi, di percorsi anche, capito, sofisticati per piacere. Certo. No, proprio queste sono proprio necessità espressiva. Scusami Arturo, come fai a distinguere gli altri casi? Sono autentici. Necessità espressiva. Guarda, ti ripeto, se non ci fosse l'arte sarebbe lo psicanalista lui, ma questo è il vero artista. E sì, e questa è di risonanza. Quello che dice Toscani l'aveva detto circa un secolo fa Edison, quando ha detto che l'arte è l'invenzione, l'invenzione è 1% ispirazione e 99%
perspirazione. Perspiration, cioè, sì. Traspirazione, fatica. Traspirazione. È esattamente quello che dici. No, ma è fisicità l'arte. Ma appunto per questo che rifiuto di dare... È fare l'amore, insomma. Esatto. Non è teoria. No, bisogna... no, ma è per questo che io rifiuto la categoria di artista a... persone. Non parliamo di Cattelan, per favore. No, non parlo di Cattelan, parlo del fatto scandaloso che abbiano dato il premio alla Biennale di Venezia a un artista che presenta un suono. Come l'anno scorso, un altro anno, hanno dato il premio a uno che presentava dei tubi al neon. I tubi al neon sono interior decoration, non sono arte. Allora, vediamo questo, continuiamo il percorso strano. Altro che interior decoration, vediamo lui. Vediamo. Ma tu è la vita che passi a riempire i boschi di legni che lavori? Sì, è una vita che passo con questa collaborazione con la natura, insomma, ecco, lavorando con la natura. Creando opere che sono effimere? Sì, creando opere che sono effimere, però nello stesso tempo permettono all'albero che io decido di salvare, di crescere forte e robusto. Perché questa non è una cattedrale come appare, o non è solo una cattedrale, è un sistema protettivo di un gruppo. Certo, sono artifici semplici per mantenere in piedi 80 alberi, insomma. Sono faggi carpini, che è un albero tipico, insomma, di questa zona. E fra 20 anni, quando lui sarà arrivato in cima? Esatto, avremo la forma dell'albero, sarà la forma della colonna che io adatterò annualmente con la potatura. Vorrei veramente che il fatto non rientrasse, capisci, nel meccanismo arte, proprio perché capisco che l'arte è esclusivamente mercato, economia. Mm. Anche tu hai la tua economia, sì, un equilibrio, sì, con, certo, gli altri. Certo. Però diversa. Sì, perché mi accontento di molto poco. Ritengo che il mio lavoro è all'interno di un mio personale, se vuoi, intimismo poetico, e perciò faccio della poesia facendo questi lavori, insomma. Ecco. Sono 10x4, sono quattro filari da 20 colonne ognuna, che formano tre navate, la centrale da 4 metri e la laterale da 3. Cattedrali gotiche erano, prima di essere fatte e costruite dai cosiddetti maestri muratori, erano costruite dalla natura medesima. Tu sei un po' candido? Candido significa? No, io stavo pensando al Candido di Voltaire. Sai che Candido di Voltaire finisce in questo modo, con l'augurio che ti faccio: coltivatevi il vostro giardino. Ah. Dopo aver visto un mondo di catastrofi, di viaggi, di disordini, di assassini, e poi visto questo mondo anche nel modo crudele in cui si vedeva il Settecento, lui dice in fondo l'unica cosa seria da fare: coltivatevi il vostro giardino. Mica male, però. era una soluzione. Per lui interviene sulla natura, sul suo percorso esistenziale, dice che tra l'altro non è un artista, dice io sono un carpentiere. Sì, è un artista, è anche un carpentiere. Però è vero quello che dicevi tu, cioè vivere intensamente. Questa è la cosa fondamentale. Guarda, mi ricorda la frase di un poeta che detesto, ma... Chi è? Ezra Pound. L'amore è l'unica cosa che conta, tutto il resto sono refusi. Sono? Refusi. Errori di stampa. Non conta. Io sono persuaso da questo, che tra l'altro il filo rosso che attraversa tutti i testi
della Kabbalah e anche della Bibbia. Basta pensare al Cantico dei Cantici oppure all'Ecclesiaste e basta. Un bel rifugio sempre, si dice l'amore è l'amore. Sai, l'umanità è il frutto di questo. Sì, sì, l'umanità è il frutto dell'amore. L'amore ha sempre ragione. E la fonte di ogni ispirazione, di ogni pensiero più nobile, no, di ogni... È una strada facile per uscire dal problema. No, è che lui a furia di cercare l'amore ha fatto 6 figli, sai. Ormai no, devo dire che ne ho fatti pochi in confronto alle donne che ho conosciuto, C'erano veramente molto poco fertili. Ma potevi andare 250 molto... donne e 6 figli. Io ritengo che tu non hai mai cercato l'amore. Perché sono sempre stato innamorato io. Sì, d'accordo, ma avere 250 donne vuol dire su un Don Giovanni. Vero, Don Giovanni, la negazione no, stessa. Che Don Giovanni? Cos'è l'amore? L'amore è quell'emozione che fa di te un essere creativo. Che sia... Cioè, belle parole, però... Non sono belle parole. I più grandi poeti, i più grandi scrittori, i più grandi artisti... l'amore perché non l'avevano, perché non riuscivano, perché erano sodomisti, però dovevano dipingere le Madonne Vergini. No. Tu hai una visione bacconista, Francis Bacon. E uno dice l'amore e siamo tutti d'accordo. È un po' come la democrazia, siamo tutti d'accordo. Ma cos'è la democrazia? Spiegatemela un po', perché io non ho ancora capito bene. Ma può esistere sotto una democrazia l'arte? L'arte può esistere. Come l'architettura, non esiste grande architettura sotto democrazia. Sai, questa è una domanda che lui pone, che è sfacciata, ma è molto corretta. Sì, sono più bravi gli artisti sotto la repressione che sotto la libertà. Non credo. Allora, Jean-Jacques Rousseau ha detto una cosa bellissima, ha detto «Chassez le naturel, il revient au galop», e cioè... Cacciate via quello che è nella natura intima dell'uomo e questo torna al galoppo. Quindi, che l'uomo sia sotto una dittatura, sotto una democrazia, sotto un regime anarchico, sotto un regime di qualsiasi tipo che tu possa immaginare, rimane una pulsione fondamentale che è quella di Eros che si oppone a Thanatos. Rimane la pulsione fondamentale di vivere. E questa pulsione qua si realizza solamente nell'amore. Questa è una mia convinzione, è una mia convinzione talmente ancorata. L'arte non è amore. L'arte veramente deve sconvolgermi, deve dirmi quello che io non so vedere, deve mettere in discussione le mie verità, darmi fastidio. No, se l'arte non mi dà fastidio... Non deve dare solamente fastidio. Sai come le gengive, ma come mai mi dice una roba così? Devo cambiare il mio punto di vista, devo rivedere la mia posizione, devo rivedere la mia morale, devo rimettere in discussione tutto. Esatto. Sono d'accordo con te. L'amore è anche questo. Io ho una sorella che ha 11 anni in più di me, Maria Rosa, si chiama Ballo, forse la conosci. Ricevette una cartolina da mia sorella, un quadro di De Chirico, sai quello del treno che passa con la prospettiva? Ricevette questa cartolina, era un bambino, no? E mi mise in crisi, dico, pensa, mi resi conto che c'era un altro modo di vedere le cose. Molto semplice. Avevi scoperto la frase di Matta. L'arte è una cosa grave. Gravissima. Ti apre una porta che non devi saper gestire, di cui non conosci la dimensione, che ti fa paura camminare, come quando da bambino cammini in una stanza buia. Io riassumerei tutto questo discorso in una sola parola. L'arte e l'amore sono entrambi delle esperienze di carattere iniziatico. L'amore non sa la fine, è una stanza buia. Allora, guarda, allora regaliamo il libro verde sulla Svizzera a Arturo, visto la sua passione per Jung. Sulla Svizzera? Vabbè, ho studiato 5 anni. Ai Toscani, l'unica parte di Francia che ha un parallelismo naturale con la Toscana. La Provenza. Benissimo. È vero. Ma gli devi dare la Toscana, allora. No, Toscana la devo dare a Arturo. Scusa. E si ricorderà di Toscana. Certo. Io ti do Trentino Alto Adige perché ricordo il percorso curioso di... Ma milanese lui, anche. No, 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 no.
Lombardia me la tieni lì. Beh, è logico che la tua Lombardia, con i passati.